Vediamo adesso l'esperimento col tubo di Kunt aperto, chiuso. Qui c'è il tappo che chiude l'estremità e la parte aperta, naturalmente lasciamo 2-3 cm di margine tra l'altoparlante e l'estremità, perché sappiamo che le onde sonore hanno bisogno circa di un centimetro in più per riflettersi. Ora, noi sappiamo anche che le armoniche risonanti in un tubo aperto chiuso seguono questa regola, le loro frequenze Fn si calcolano 2n-1 per la fondamentale, e sappiamo che con un tubo lungo un metro la fondamentale è di 85 Hz all'incirca. Se noi vogliamo ad esempio l'ottava armonica n uguale 8, dobbiamo calcolare 15 volte la fondamentale, la frequenza fondamentale, quindi siamo circa 1275 Hz, l'abbiamo visto nel video precedente. Quindi abbiamo messo già a circa 1275 Hz la frequenza e alziamo, e andiamo poi con il microfono a cercare un antinodo qua dentro, un antinodo che più o meno sta qua. Ora, questa frequenza magari non è quella risonante, quindi dobbiamo modificare leggermente la frequenza qua per cercare la risonanza, e la troviamo a circa 1300 Hz. Adesso, il fatto che siano 1300 Hz, leggermente diverso da 1275, porta a rivedere il valore della frequenza fondamentale, perché ragionando all'inverso rispetto a prima, dividiamo questa frequenza F8 per 15 e troviamo 84 Hz. Questo vuol dire che la frequenza fondamentale è di 84 Hz anziché di 85, ma questo è giusto perché, come accadeva prima con il tubo aperto, la frequenza teorica era 170 Hz, ma quella vera era 168, quindi quella vera è sempre leggermente inferiore perché il tubo appare alle onde sonore un pochino più lungo. E qui succede la stessa cosa, la frequenza vera di risonanza è leggermente inferiore a quella teorica. Se noi infatti ricordiamo che la frequenza fondamentale è quella che nella lunghezza del tubo contiene un quarto di lunghezza d'onda, quindi il tubo, la lunghezza del tubo L è un quarto della lunghezza d'onda fondamentale, allora noi possiamo stimare le onde sonore quanto vedono lungo questo tubo in realtà. Quindi, immaginando una velocità del suono come al solito di 340 metri al secondo, dividendo per la frequenza, stimiamo che la lunghezza d'onda fondamentale è circa 4,05 metri. Quindi questa lunghezza d'onda non è 4 metri come dovrebbe risultare teoricamente, ma è un po' di più, esattamente come nel caso del tubo aperto, la lunghezza d'onda non era 2 metri ma era 2 metri e 4 centimetri. Qui sono 4 metri e 5 centimetri. Dividendo per 4 per trovare un quarto di lunghezza d'onda, che sarebbe il tubo, dividendo per 4 praticamente viene 1 metro e 0,1 sarebbe 1 metro e 1 centimetro. Lo scriviamo qua. Facciamo finta che c'è 1 metro. Quindi è 1 metro e 1 centimetro, che vuol dire che il tubo effettivamente appare leggermente più lungo di 1 centimetro, perché qui è chiuso, ma qua c'è appunto il centimetro di più. E quindi di nuovo abbiamo ritrovato i valori teorici che ci aspettavamo.